Oggi nel seminario conclusivo, nel convegno internazionale conclusivo del ciclo seminariale di giustizia e letteratura, parleremo nella prima sessione di Mikhail Bulgakov, del maestro Margherita e della Guardia Bianca. Perché la scelta di Bulgakov nell'ambito di un seminario sulla violenza e sulla violenza al corpo? Perché il capolavoro di Bulgakov, il maestro Margherita, ha molte immagini di violenza, in primis la disumanizzazione di cui è vittima il maestro. Io personalmente parlerò di una frase che viene contenuta nel Maestro e Margherita, una frase del processo a Gesù davanti a Pilato, nella quale appunto si afferma che ogni potere è violenza contro l'uomo. Rifletteremo su questa affermazione, che non può scadere chiaramente in un facile anarchismo, ma che suggerisce più che altro la valutazione di percorsi alternativi alla risoluzione di conflitti interpersonali rispetto a quelli a cui si può giungere facilmente attraverso il ricorso a qualche autorità che però non soddisfano le esigenze più profonde dell'essere umano.